ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Nel mese di giugno non ci sarà il servizio di guardia medica a Gabice e a Montecchio e a Pesaro solo nel weekend. Una situazione problematica, consigliere Biancani. Sì, devo dire che ormai sono diversi mesi, già negli ultimi mesi del 2021, che stiamo denunciando questa situazione che dal nostro punto di vista è veramente insostenibile. È un conto che mancano i medici, quindi occorre in qualche modo riuscire a rimodulare i servizi, ma togliere completamente i servizi, soprattutto nelle zone del nostro entroterra, o ad esempio come Gabice, che è una zona sicuramente molto turistica, dove d'estate arrivano migliaia e migliaia di persone, noi riteniamo che sia molto negativo. Come dicevo, è da ottobre-novembre che stiamo segnalando questa questione e noi ci auguravamo che con l'accordo che la Regione aveva fatto con il sindacato per, come dire, aumentare quelle che erano le tariffe orarie che venivano riconosciute ai medici che facevano appunto la guardia medica, il problema si sarebbe risolto, anche perché oggi sia il servizio delle USCA sia il servizio legato alle vaccinazioni, che comunque dranava, cioè erano parecchi medici che erano impegnati in questi servizi, sono notevolmente ridotti. Io penso, faccio un appello alla Regione perché cerchi faccia in modo di ripristinarle quanto prima, perché senza il servizio di guardia medica è un servizio meno cittadino, ma soprattutto i cittadini sono costretti a rivolgersi soprattutto nei pronto soccorsi, andando ad aggravare un ulteriore problema che è quello della carenza dei medici appunto nei pronto soccorsi. Insieme alla consigliera Vitri, ma insieme a tutto il gruppo del Partito Democratico, stiamo appunto spingendo e facendo numerose interrogazioni per fare in modo che questo problema venga preso veramente di petto, perché non è pensabile che fino a un anno e mezzo fa le guardie mediche c'erano, nei pronto soccorso i medici c'erano e oggi ci troviamo in una situazione in cui sia i medici del pronto soccorso che le guardie mediche non ci sono soluzioni. C'è un problema nazionale dei medici, ma c'è anche la necessità che ci sia la voglia, ma soprattutto la determinazione di trovare una soluzione andando a riorganizzare i servizi.